Un arpeggio rappresentativo di West Montgomery, Mi minore o la settima, quindi stiamo parlando di dorico di Mi e Mi sostenuto di La. Una diteggiatura che lui usa spesso è questa: 1, 2, 3, 2, 1, e quindi siamo andati da prima, seconda, terza minore, quinta, settima, nona, torna indietro con l'uno per fare settima maggiore tonica, quindi siamo qui col 2 allungo, prendo la terza, con l'uno prendo la quinta e faccio un salto fino al quattordicesimo per prendere la nona. Lui si porta molto velocemente da questa posizione a questa più centrale fino ad arrivare all'ultima posizione. E questo lo applichiamo sia alla settima che al Mi minore. Un'altra frase, ad esempio, La maggiore. Questo è sempre a tre dita, 2, 1, arriviamo alla nona e riprendiamo. Per questo che fa sempre molti glissati, perché arriva orizzontalmente, quindi è predisposto per il glissato. Ad esempio, il modo di fare la scala discendente può essere: questa è una caratteristica anche non solo di diteggiatura, ma anche sonora, cioè l'utilizzo della scala maggiore senza la quarta. Altre frasi caratteristiche dal punto di vista della diteggiatura: Mi bemolle maggiore. Anche qui allungo e poi posso tornare indietro saltando la quarta.